Buongiorno, mi chiamo Adriano Bigongiari, sono il presidente di Canere Feed. Canere Feed è un'azienda che ha fatto parte del consorzio Assist. Il consorzio Assist ha sviluppato all'interno di ambienti ospedalieri e sanitari un sistema per l'ottimizzazione della distribuzione dei farmaci. Questo sistema porterà sicuramente incrementi in termini di sicurezza, efficienza di distribuzione ed economicità di filiera. La tecnologia che è stata usata è la tecnologia RFID. La tecnologia RFID si basa su diversi componenti. Uno dei più importanti è l'etichetta. L'etichetta a tutti gli effetti è un'etichetta normale con al suo interno un'antenna e un chip elettronico. Questa etichetta servirà a identificare gli oggetti su cui essa sarà apposta, per esempio le scatole dei farmaci. L'identificazione univoca della scatola dei farmaci avviene apponendo l'etichetta direttamente sul farmaco e associando nel chip componente l'etichetta sia la specie farmaceutica sia la data di scadenza e il dato di produzione del farmaco stesso. Di etichette ne esistono vari tipi in funzione delle varie applicazioni, qua ne ho qualche esempio. Il secondo dispositivo che è utilizzato all'interno di un sistema RFID è il lettore. Questo è un esempio di un lettore sviluppato all'interno del progetto Assist per la taggatura dei farmaci. Taggatura è una definizione inglese che possiamo tradurre in italiano come etichettatura. Il farmaco viene, una volta che è stato etichettato, viene appoggiato su questo dispositivo. Il dispositivo, tramite onde radio, scrive dentro l'etichetta tutti i dati relativi a quel farmaco. Oltre all'identificazione dei farmaci è necessario identificare anche i pazienti. L'identificazione del paziente è necessaria per garantire la corretta somministrazione del farmaco. Anche per identificare i pazienti si usa la tecnologia RFID, in particolare il tag, simile a quello usato per i farmaci, ha semplicemente una forma diversa ed è simile a un braccialetto. Il lettore, a causa del fatto che l'infermiera dovrà verificare il paziente presso il letto di degenza, è portatile ed è dotato di un'interfaccia Bluetooth per poter comunicare col carrello dispensario dei farmaci. È stato introdotto il carrello dispensario. Il carrello dispensario insieme all'armadio dispensario sono i due componenti più complessi dell'intero sistema Assist. Per questo è stato necessario sviluppare un lettore RFID molto flessibile e adattabile alle esigenze. In particolare è stato sviluppato il lettore Ion. Il lettore Ion altro non è che un computer a tutti gli effetti dotato di lettore RFID. Può essere interconnesso via Ethernet, Wi-Fi e utilizzare tutte le interfacce classiche normalmente utilizzate nel mondo dell'informatica. Questo lettore permette di fare un inventario continuo dei farmaci presenti sia nel dispensario sia nell'armadio. Per far questo si usano antenne tipo queste, distribuite opportunamente all'interno del dispensario e del carrello e comandate da dei commutatori a radiofrequenza come questi. Il sistema, così come descritto, permette la localizzazione dei farmaci all'interno del dispensario e all'interno del carrello e permette un inventario continuo. L'inventario continuo è necessario nel carrello per garantire il corretto caricamento dello stesso per il fabbisogno necessario alla somministrazione dei farmaci in reparto. Per il dispensario è necessario per poter creare pronte richieste di approvvigionamento ed efficienza nello stesso. La localizzazione permette anche di guidare l'operatore sanitario nella ricerca del farmaco corretto all'interno sia del carrello che del dispensario, evitando errori e tempi morti nella ricerca del farmaco corretto. Il sistema complessivo è controllato da dispositivi di ultima generazione come i tablet PC, iPad che permettono il garantire il flusso corretto nella distribuzione dei farmaci all'interno del reparto. Oltre a questo, essi, interconnessi tramite Wi-Fi al sistema centrale, hanno sempre disponibili le banche dati dei farmaci, dei pazienti, delle terapie e delle stanze in cui sono alloggiati i pazienti. Questo permette sicuramente un'attività più pronta e celere da parte delle infermiere
nel dare i farmaci corretti ai pazienti corretti che sono alloggiati nelle stanze. Il sistema chiaramente è corredato da una piattaforma software i cui singoli componenti sono descritti nella documentazione tecnica di progetto.